Dopo l'euro, la gestione dell'external compact. Se per il futuro si accetta la logica dell'external compact, non si può sfuggire alla conclusione che la sua gestione richiede il ripristino di una naturale flessibilità del cambio fra Paesi membri, almeno finché questi avranno diversi mercati del lavoro. Rimangono ancora validi i tre principi fondamentali indicati da Mead nel 1957. I paesi partecipanti devono impegnarsi a effettuare politiche di stabilizzazione macroeconomica interna, orientate nei paesi in surplus a evitare la deflazione, il contrario di quanto ha fatto la Germania, e nei paesi in deficit a evitare l'inflazione. Gli aggiustamenti di cambio devono avvenire in regime di fluttuazione libera e rispettando un principio di simmetria, ovvero la valuta dei paesi in surplus deve essere libera di apprezzarsi e quella dei paesi in deficit deve essere libera di deprezzarsi. Deve poi essere creato un meccanismo, un fondo monetario europeo, per intenderci, che sia in grado di fornire valuta di riserva ai paesi in deficit, consentendo loro di gestire senza traumi economici e sociali il processo di aggiustamento quando necessario. Tutto questo nel contesto di un principio di coordinamento in base al quale paesi in surplus evitino la deflazione e i paesi in deficit evitino l'inflazione, che è in effetti il problema centrale quando dei paesi vogliono operare in una zona di libero scambio non protetta da barriere commerciali. Sarebbe un errore, dice Mead, pensare che la libera fluttuazione del cambio apra uno scenario di oscillazioni devastanti. Se si applicano delle ragionevoli politiche per la stabilizzazione delle economie nazionali, nulla potrebbe essere più assurdo. Di converso, se tali politiche non vengono applicate, non è possibile immaginare alcuna politica della bilancia dei pagamenti sensata per una zona di libero scambio. Se si applicano delle ragionevoli politiche di stabilizzazione interna, rimarranno da aggiustare degli shock esterni che provengono dall'esterno o delle moderate divergenze nella dinamica dei prezzi e dei costi del lavoro. E a questo scopo i tassi di cambio oscilleranno moderatamente in su o in giù e bisognerebbe incoraggiare in ogni modo lo sviluppo di un libero mercato dei cambi a termine che minimizzi i problemi causati da queste oscillazioni. Queste politiche evidentemente devono considerare anche il mercato del lavoro, tenendo presente che solo se si possono definire delle opportune regole comuni di fissazione dei salari, i governi europei saranno in grado di utilizzare il proprio potere di controllo sul sistema bancario e sulle politiche di bilancio in modo da combinare il pieno impiego con una sufficiente stabilità per rassicurare i propri cittadini e gli investitori esteri che non sarà necessario speculare continuamente al ribasso sulla valuta nazionale. Mentre d'altra parte il controllo dell'inflazione dal lato del costo del lavoro può essere affrontato solo su base nazionale, perché i sindacati e i meccanismi contrattuali variano enormemente da paese a paese, quindi ci vogliono delle regole comuni di fissazione della dinamica dei salari e poi ci vuole un controllo dell'inflazione affidato ai singoli paesi. Perché ci sono sicuramente divergenze di trattamento tra paese e paese e differenze fra paesi
paesi europei nella variazione percentuale dei prezzi e dei costi di lavoro, per quanto piccole, possono creare seri problemi di bilancia dei pagamenti quando si accumulano negli anni. Per questa ragione, se non altro, i tassi di cambio tra le valute europee devono restare variabili se si desidera evitare l'impiego di restrizioni più o meno permanenti delle importazioni come strumento per compensare divergenze crescenti fra i livelli dei prezzi nei vari paesi. Noi sicuramente questo problema delle barriere, delle restrizioni, delle importazioni, non lo abbiamo avuto. Il protezionismo ci è stato evitato, ma è stata consentita in sua vece la disoccupazione, che ha il pregio, come abbiamo visto, di contenere il costo del lavoro. Questo ragionamento, che è sempre attuale nei suoi fondamenti economici, ripercorso all'indietro, ci porta alla conclusione che se invece vogliamo tornare a rispettare il principio iscritto nei trattati europei di promozione del pieno impiego, invece che quello di compressione del lavoro, allora dobbiamo smontare la moneta unica, reintrodurre la flessibilità del cambio per assicurare uno svolgimento ordinato degli scambi esteri, in un contesto di politiche di stabilizzazione interna che garantiscono che sul mercato dei cambi non si scaricano indebite pressioni e che quindi disinnescano eventuali aspettative destabilizzanti negli operatori. E allora in questo senso tornano utili numerose proposte fatte negli ultimi anni da una serie di economisti, ad esempio adottare uno standard europeo di salario minimo garantito, differenziato per paese ma definito secondo comuni regole europee. Parametrare la crescita dei salari a quella della produttività, eventualmente legando alla produttività la crescita del salario reale minimo, cioè delle retribuzioni minime garantite corrette per il costo della vita, e prevedendo ulteriori aumenti per i paesi in surplus commerciale. Oppure, modo forse più trasparente, determinare la crescita delle retribuzioni nominali sommando alla crescita della produttività quella di un comune obiettivo di inflazione concordato fra i paesi dell'area, dimenticandosi naturalmente il funesto 2% o meno, tra virgolette, 2% o meno, tra virgolette, della BCE. Programmare la spesa pubblica in modo tale che il deficit pubblico, dato l'ammontare della tassazione, compensi il surplus privato, cioè la differenza fra risparmio e investimento privato, assicurando in tal modo l'equilibrio del saldo delle partite correnti e una crescita compatibile con l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Queste proposte fanno per lo più parte anche di progetti di difesa dell'esistente, di tentativi di tenere insieme i cocci dell'euro. In quest'ottica sono o erano poco condivisibili, poco credibili, non per la scarsa razionalità economica dei suggerimenti, ma per l'evidente inattuabilità politica. Non ha senso proporre nuove forme di coordinamento in un contesto, quello dell'euro, nel quale l'esigenza di coordinamento sancita peraltro dai trattati avrebbe già potuto attuarsi, se solo ci fosse stata la volontà politica. Dentro l'euro non ci può essere coordinamento,
Perché l'euro è il moderno gold standard, cioè intrinsecamente basato sulla legge del più forte e sulla repressione delle classi subalterne e quindi della democrazia. Ma le stesse proposte nel contesto invece dell'external compact, e cioè dopo il ripristino della flessibilità del cambio e l'esplicita assunzione di un obiettivo di conti esteri bilanciati nel medio periodo, allora assolverebbero il compito essenziale di garantire la stabilizzazione macroeconomica, permettendo alla flessibilità del cambio di operare in modo efficiente senza provocare episodi di turbolenza sui mercati. L'adesione convinta a queste regole sarebbe il primo segnale di un'effettiva volontà di cooperazione e di integrazione economica. Si può poi argomentare sul fatto che laddove esse fossero state seguite fin dall'inizio, l'Eurozona non sarebbe arrivata a una crisi così grave. Ma la storia non si fa con i se. Se queste regole di puro buonsenso non sono state attuate, un motivo ci sarà stato, ed era quello evidente che in un contesto che impediva ai paesi più fragili di difendersi, i paesi più forti non avevano particolari motivi di mitigare le proprie pretese. Viceversa, il mantenimento della flessibilità del cambio sarebbe la versione moderna dell'antico adagio si vis pacem para bellum, se vuoi la pace, prepara la guerra. L'adeguamento dei tassi di cambio intraeuropei diventerebbe sempre meno necessario a mano che i mercati del lavoro europei si integrassero e adottassero regole comuni. Nel contesto dell'external compact non sarebbe possibile quindi per un paese praticare deflazioni competitive in violazione dei principi di coordinamento, perché gli altri paesi potrebbero reagire immediatamente con una svalutazione difensiva del cambio senza sacrificare i propri obiettivi di occupazione e di sviluppo. Quando chi è aggredito ha un'arma per difendersi, è più facile che emergano soluzioni cooperative. Concludendo, parlando della teoria dell'area valutaria ottimale, abbiamo visto come essa possa essere considerata in due modi, come un elenco di requisiti o come l'indicazione di un percorso. I paesi europei erano privi dei requisiti necessari per costituire un'unione monetaria durevole. Imporla loro è stato quindi percorrere il percorso sbagliato. Sbagliato tra virgolette. Le virgolette sono d'obbligo perché dietro questo errore, che come ogni errore economico ha fatto vincitori e vinti, c'erano precise volontà politiche che si sono riflesse nei risultati macroeconomici conseguiti, in termini ad esempio di redistribuzione dei redditi e di aumento della disuguaglianza. Se si pensa che l'integrazione economica europea sia un valore da perseguire, e lo è, il percorso giusto è ancora oggi quello che ci additavano gli economisti degli anni 50 e 60, cioè abolita l'aberrante integrazione monetaria, ricominciare dall'integrazione delle economie reali, cioè dei mercati del lavoro, dei sistemi previdenziali, dei sistemi educativi, mantenendo fra le economie nazionali quei normali presidi dati dall'autonomia delle politiche fiscali, monetarie e valutarie. Cooperazione e coordinamento possono realizzarsi anche senza integrazione, ma non senza volontà politica. Un eventuale successo di simili meccanismi di coordinamento, fra i quali quelli che abbiamo elencato parlando della gestione dell'external compact, sperimentato su un periodo di tempo sufficientemente lungo, garantirebbe di poter procedere verso forme di integrazione economica anche più
penetranti. Un eventuale insuccesso di questa sperimentazione invece segnalerebbe che la volontà politica che anima l'Europa dopo l'euro sarebbe la stessa che ha operato finora nell'eurozona, quella della sopraffazione, della guerra di tutti contro tutti, proclamata dal più forte e gestita secondo le sue regole. E allora, posti di fronte a questo dato di fatto, bisognerebbe riconoscere molto a malincuore che sarebbe più opportuno andarsene ognuno per la propria strada, un percorso forse non ottimale, ma comunque possibile per un paese come il nostro che ha più risorse ed energie per affermarsi sul panorama dell'economia globale di quanto un'informazione distorta a beneficio di interessi esterni voglia farci credere. Ricordiamo l'infatuazione del Nobel Franco Modigliani per la moneta unica. La sua idea un po' bislacca che questa realizzazione del più Europa tra virgolette, avrebbe condotto nella futura eurozona a un governo della moneta più collegiale e più attento agli interessi dei paesi periferici. Ora noi sappiamo cosa pensarne di questo pio desiderio, ma quello che forse non tutti sanno è che alle nostre stesse conclusioni Modigliani ci era arrivato ben prima di noi. Bastarono solo 3 anni al nostro Nobel per capire che la strada sbagliata, più Europa, tra virgolette, conduceva nel posto sbagliato, intervenendo nell'aprile del 2000 alla presentazione del libro L'Europa legata, i rischi dell'euro di Giorgio Lamalfa, Modigliani affermava che testualmente la BCE è un obbrobrio perché crea erroneamente un alto tasso di disoccupazione. È un mostro che ha solo una funzione, la stabilità dei prezzi, e messa in mano ai tedeschi della Bundesbank. Allora, quanti anni occorreranno a chi ora chiede più Europa fiscale, a chi parla di unione politica, sempre tra virgolette, a chi si arrampica sugli specchi per difendere quella mostruosità economica che è l'euro, per capire che ciò significa mettere nelle mani dei paesi del centro, di fatto sempre i tedeschi della Bundesbank, le nostre politiche di riequilibrio regionale e di rilancio degli investimenti. Significa insomma affidare somme di denaro sempre più ingenti a organismi politici ancora più remoti da qualsiasi possibilità di effettivo controllo democratico. E allora impostiamo bene il calcolo. I costi economici dell'uscita dall'euro, spesso gonfiati ad arte dai media e dei quali in questo lavoro abbiamo cercato di dar conto in modo oggettivo, vanno confrontati con i costi economici e politici in termini di perdita di democrazia della permanenza nell'euro. Per vedere questo film già visto, noi e i nostri figli rischiamo di pagare un biglietto troppo salato.